Allora, il problema è che sembra che ci sia una bolla d'aria qui dentro. Infatti la prima frenata è praticamente quasi non c'è. Io faccio così e arrivo alla leva qui del freno. Adesso sta cominciando ad andare in pressione. Adesso è un po' più duro e qui è quasi normale. Quindi in questo momento c'è la frenata, quella come si deve. Partirebbe anche la DS in questo caso. Però tra un minuto torna ad essere floscia. Floffa. Si floffizza. Bravo. Quindi, aspetta, vediamo. Ecco, già sento che... Vabbè, c'è ancora un po' di pressione. Però vedi, ecco, già sta aperto. Dicevo, dato che dobbiamo lavorare sulla centralina, quindi una parte elettronica, è saggio togliere corrente alla moto. Quindi arriviamo alla batteria e togliamo la corrente. E questo qua. Vedi? Era stretto poco. Inquadra sempre bene, no? Pure questo. Questi devono essere stretti bene, se no la moto comincia a sbarellare. Copriamo questo qua e siamo sicuri che... Allora, dobbiamo spostare. Porca miseria. Ecco, cominciamo con i problemi, eh. Il regolatore di tensione. Sì, quello mi chiedo. Questo è il regolatore di tensione, però c'è il problema è che questo rimane. Corcavolo che l'ABS esce da qua. Togliendo questa e questa. Allora, questi sono l'ingresso. E questa è l'uscita della ruota dietro. Vediamo che succede se la allentiamo. E qui ci stanno i primi problemi perché non è per niente comoda la posizione. Ecco, per me. Ok, non sono stretti a morte. Ci sei? Ci penso io con la mano più piccola. Questo dato che è il freno dietro, l'uscita del freno dietro, la pinza sta sotto, quindi non può proprio uscire. Olio. Tutto buio. Prova un po' tu con la manina tua. Vai. Così, brava. Che finisce anche da lì, tanto non esce. Io voglio. Oh, ecco, basta così. Ok, facciamo uno start. Così. Ecco, mazza, già è lento. Prova un po' a entrare con una mano. Vai. Aspetta. Allora. Vedi un po'. No, aiuto. Allora, ci sono. Ecco. Gira? Sì. Riesci? Sì. Brava. Staccato. Oh, ottimo, vedi? La teoria funziona, quindi non esce manco una goccia d'olio. Allora, quella lì è l'ingresso dell'olio dalla leva del freno sopra. La teoria, guarda qui. Allora, la teoria dovrebbe essere che, dato che il tappo del serbatoio dell'olio è chiuso, quindi non entra aria, se io svito da lì, forse qualche goccia si dovrebbe vedere, ma non entrando aria non dovrebbe uscire proprio olio. Vorrei acchiappare questo. Ecco. Sì, ha girato. Sì. Io. Aspetta, ecco là, mi vedi? Oh, sta uscendo. Questo me l'aspettavo. Oh. Perché questo è l'impianto da sopra. Non lo dire. Adesso poi lo cancelliamo. Bibu. Aiuto. Oh, ecco qua. Così lo raccogliamo. Dovrebbe aver finito. Ok, allora, adesso dobbiamo allentare questi. E mazza. Che c'è?
Praticamente non so stretti. Quindi questo si scende giù, poi questo c'è per terra sotto, quindi si deve prima alzare e scendendo, ah, ecco qua, ok. Brava, perché? Questa è una cosa vitale. Abbiamo tolto il connettore. C'è il pirolo sotto che si va a fermare proprio su sti connettori del cavo. Eccolo! Ah! Però non mi piace per niente come. Questi sono tutti i segni che hanno fatto quei tubi. Sì. Non va bene. Mettiamo la mia centralina nell'altro mobile. OBS. Perché se no, se usi quella di questo, la madre lo rifiuta e non funziona. L'altra centralina è vera, sì. Devi usare questa, quindi lo tiro. Sì, che questo è rotto, quindi questo va bene. Questa qua. Questa era originale di questa, ma la mia moto non la farebbe funzionare. Cioè, sì, la rifiuterebbe. Perché non la riconosce. Esatto. Allora, piano, eh. Non mi ricordo più, perché sostituisci l'ABS? Perché sì, nel circuito interno del modulo ABS, questi qua, uno di questi due, forse questo sotto, non posso intuire, secondo me non fa più tenuta, e quindi si genera un ricircolo d'olio che fa quel problema. Volato un oggetto. Devo pulire qua, perché la guarnizione deve fare tenuta come si deve. Che se entra acqua qui, se giochiamo in elettronica, e poi sono cazzi doppi. Molto preoccupato per la tenuta di quei tubi. In che senso la tenuta di quei tubi? Le teste di quei tubi che si accoppiano male. Allora vedi, guarda, qui c'è il foro. La parte terminale di quei tubi è fatta al millesimo per accoppiarsi. Se questo è il tubo, gli arriva così con la superficie, si accoppia e fa tenuta. Quando abbiamo sti graffietti vuol dire che quel tubo ha struciato qui e quindi quella superficie non è più perfettamente piana. Quindi c'è, io ho paura che ci sia un'alta probabilità che non ci sia più tenuta perfetta, quindi potrebbe esserci un trasudo, un po' d'olio, potrebbe riuscire. Thank you.
non ci sono errori, la spia si spegne come deve. Ho fatto delle prove pure a spegnere la PS, perché questa c'è la possibilità, no? Quando vai a fare fuori strada la PS non serve, perché la PS fuori strada è un problema, non riesce a funzionare, impazzisce, diciamo. Quindi adesso per scrupolo voglio vedere in centralina se c'è qualsiasi messaggio. Vediamo, ci attacchiamo qui, che ogni volta l'avverso è un casino. Ecco qua. Ok, così lui si alimenta. Prendiamo il telefono. Utility Motoscan, la serie F800GS, questa qui. Andiamo ABS qui. Adesso lui fa prima la connessione all'ODB. Ok, connesso. Adesso rientriamo. No, aspetta, ho sbagliato. Infatti, devo accendere il cruscotto. Proviamo adesso. Ok, siamo dentro. Lettura codici di errore. Oh, nessun errore. Perfetto. Una piccola spiegazione. Allora, questo qui è il controllo attuatori. Girati di qua. Questi qui sono gli attuatori, diciamo, i solenoidi. Questo davanti e questo dietro, o al contrario, non mi ricordo. E da questo qui io posso entrare dentro e fare i vari test. Controllare la pompa dell'ABS, aprire e chiudere la valvola di scarico del freno dietro o della valvola di scarico del freno davanti. E verifichi tutte le parti se funzionano. Qui funzionava tutto quanto, infatti non avevo codici di errore. Solo che, come dicevo all'inizio, la valvola di scarico dell'impianto del freno davanti, la valvola di scarico non c'era più tenuta. Quindi io quando andavo a frenare andavo a scaricare l'olio dentro la camera di compensazione, che poi ti faccio vedere, ti spiego. Da qui, cioè, è possibile fare anche lo spurgo via software. C'è tutta la procedura da fare, che però in realtà non è che serve, perché adesso io ho fatto tutto lo spurgo classico e è andato bene, insomma, non c'è nessun problema. Quindi abbiamo la conferma che sta proprio tutto a posto. Guarda anche un po' a me. Allora, quindi abbiamo fatto la sostituzione. Capita a volte che le ABS vanno in errore, cioè hanno dei codici di errori, perché il motorino, la pompa questa qui, ha problemi, e generalmente è perché c'è sporco dentro, probabilmente le spazzole si consumano, insomma si genera un po' di polvere. Adesso facciamo una prova e vediamo che c'è dentro. Quindi c'è un po' il sigillante proprio, si vede? Eccolo. E credo sia più che altro per quello, però questa comunque. Comunque notate che da questo cosino micragnoso è passato da questo coso colossale. Ecco il cavolo che si apre, lo sai invece? Non mi menare. Guarda qui che è caduto. È caduto. Io non credo che questa sia apribile. Sai invece, vedi questa sabbietta qui, l'ha inquadrata prima? Eccola qua, guarda. Allora, questo foro, queste sono le linguette che alimentano il motore. Quindi questo foro è in comunicazione con questa camera qui. Quindi qui dentro è pieno di questa che ti dicevo io, vedi? Questa limatura qua. Non va bene. Secondo me, se io mi metto così... Eccola là, vedi? Quello è, dai, guarda, si accumula finché questa smette di funzionare. Eccola, guarda quanta ce n'è. Guarda. Ecco, vedi, questa qui era una buona cosa da fare a quella che ho montato lì. Vedi, non ci ho pensato però. Guarda quanto. Quantità immonda. E questa è buona a sapersi, perché se mai dovesse andarmi in errore, piuttosto che rischiare, capito, l'apertura e rovinare il sigillante, questa potrebbe essere una soluzione.
Bene, bene. Quindi, senza che perdiamo tempo a cercare di aprirla, che rischio di sfasciarmi le bucamme la mano, abbiamo fatto, imparato un'altra cosa ancora. Ecco, l'altra lì dove sta? L'ho messa. Eccola qua. Vai, vai, proprio qua. Era una bella zoomata. Vai, vai, torna dietro.